Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Interessante lo studio che riporto in copertina, chiaramente dedicato per il momento in via sperimentale ai topi, alle cavie, come sempre avviene, di quella che è la possibilità di risolvere alcune forme di disfunzione erettile determinate da problemi metabolici. Essenzialmente il target è il paziente diabetico. Il paziente diabetico, oltre ad avere una vasculopatia, è anche una persona dismetabolica, esiste un grosso stress ossidativo nell'organismo che va chiaramente a coinvolgere anche le strutture e la funzione del sistema erettile. Ricordiamo che i corpi cavernosi sono l'organo più delicato di tutto il sistema cardiovascolare e il processo metabolico, energetico anche dei corpi cavernosi risente chiaramente dello stress ossidativo presente. Quindi la finalità cos'era? Utilizzando un laser vicino al rosso, NIR infrared, a 808 nanometri, si è provato a fotoattivare l'attività mitocondriale, i mitocondri. I mitocondri sono un po' la centrale elettrica energetica del nostro organismo e no, sono organelli senza i quali non potremo vivere. Allora, la fotoattivazione attraverso questa lunghezza d'onda del laser vicino all'infrarosso, che ha permesso quindi di passare le barriere che ricoprono i corpi cavernosi, ha documentato come, con chiaramente diverse modalità che poi lo studio ha sviluppato, si può dare miglioramento, un'attivazione, un miglioramento della performance dell'attività mitocondriale che va quindi a sorpassare il blocco energetico causato dallo stress ossidativo con un netto miglioramento della risposta erettile. È una fase sperimentale, ma spesso alcuni di questi esperimenti diventano poi realtà, come fu per le onde d'urto in passato, no? Le onde d'urto sempre nel trattamento della disfunzione erettile in casi chiaramente selezionati e dove vi è una componente in quel caso più vascolare. Ecco che anche questo potrebbe essere in futuro una proposta terapeutica nel paziente dismetabolico diabetico che ha una disfunzione erettile, chiaramente controllabile magari con l'uso dei farmaci, ma non sempre, e potrebbe essere non un tamponamento della situazione, ma proprio una vera e propria cura. Ma noi ci manteniamo aggiornati sulle novità, io le riporto nei miei video, qualsiasi commento è ben accetto, quando ho tempo di rispondere non vi offendete se non rispondo, non sempre riesco a seguire tutta l'attività, chiaramente specialmente sui social. Con questo vi auguro una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video.